Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi facciamo, come si usa dire, un unboxing. Qui è arrivata la scatolina, perché ho deciso di provare, nonostante che ne abbia diversi di carichi elettronici, ho deciso di provare un carico elettronico cinese che dice, promette 200 volts di lavoro, 40 ampere e ben 600 watt. Ora lo apriamo insieme, lo apriamo, guardiamo quello che c'è dentro, quello che hanno mandato nella scatola e poi proveremo a montarlo e guardiamo se effettivamente è così. Ora lo apro e non ho il coltellone come c'hanno qualche collega mio d'oltreoceano, però ho il fedele Victorinox che funziona sempre, funziona. E che sono anni che ce l'ho e funziona. Vediamo cosa c'è dentro la scatola che hanno mandato. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, è ben imballata. Ora tiriamo fuori il resto che c'è nella scatola. Piano piano lo mettiamo tutto sul banco. Vediamo cosa, come si presenta. Allora, via la scatola di plastica, via tutte queste cose, queste sono le istruzioni. Non sono bellissime, insomma, queste sono. E abbiamo un carico elettronico con un display. Qui c'è il display che è abbastanza bellino. Sono praticamente quattro moduli. Ogni modulo monta quattro MOSFET. Sicché male male diciamo non dovrebbe essere. Ora smontiamo gli altri, proviamo a metterli uno accanto all'altro. Ci sono degli accessori che sono qui dentro, dove uno è il cavettino di collegamento, però è ridicolo, piccolino, le vitine di fissaggio fra un modulo e l'altro, e poi c'è un adattatore che va qua, che dovrebbe servire per provare anche altre cosine. Ci sono le presine USB, c'è una presa jack di alimentazione. Mettendoci questo prova anche quelle cose lì, però a me diciamo non mi interessa perché ci metterò due belle boccole di quelle serie per provare. Qua hanno mandato l'alimentatore. Ovviamente con la spina, eccolo qua, alimentatore, con la spina americana, ma anche questo non ci interessa. Apriamo il resto. Ci sono su ogni modulo le vitine di fissaggio. Farò un po' di caos su questo banco. Allora, ci sono le vitine di fissaggio perché, se vedete, praticamente ci sono tutti i forellini. Questi forellini, questi quattro moduli, mettendoli uno accanto all'altro, così si uniscono, non so se si vede, mi avvicino, si uniscono insieme, si uniscono, vedete? Si uniscono insieme, si avvitano e poi fanno come funzioneranno come se fosse tutto un modulo. Il problema sarà metterlo in una scatola, che non ho una scatola adatta, perché ovviamente non lo voglio lasciare così come fuori dal, così nudo, diciamo nudo, perché questi vanno fissati così. Vediamo un attimino di inquadrarli meglio. Ne sposto un attimino.
questo è il modulino e vediamo se mi riesce a zoomare un attimino, che ho preso questa telecamera nuova e alai, e vediamo cosa. Eccoli qua. Ecco qua come viene il modulo. Si fisseranno con le viti, uno con l'altro qui. Qui ci sono le viti. Questo lo spostiamo che c'è il modulo che dà noia. In toscano si direbbe che fa un'altra cosa. Comunque, no, diciamo da noi. Si mette qui, ci si mettono le vitine e viene tutto un modulo grande così, alimentato. Da una parte. A vederlo, ripeto, ognuno ha quattro MOSFET, sicché non è male, sono 16 MOSFET che lavoreranno, qualcosa dovrebbero fare, ognuno con la sua ventola. Ora, il problema grosso è che, ora questo è il sotto di una scatola, il problema è che io ho non questa in particolare, ma fatta così di scatole. E il problema grosso grosso è che questi qui quando si mettono vanno al limite e toccano proprio, vanno a cascare sulle viti dove ci sarà il fissaggio. Praticamente messi così la scatola non si chiude. E sicché sarà una cosa che dovrò studiare come fare degli agganci diversi e farla chiudere comunque. Fuori tirerò sul pannello quattro boccole, dove due sarà quella che entra la corrente e due è il sense, cioè praticamente si potrà andare a sentire la tensione direttamente sul carico, così non c'è la perdita, la caduta di tensione a capi del cavo e basta, è tutto qui. Il modulino che è questo, c'è un sacco di lusci, si vede male, comunque il modulino è questo qui e da questo modulo c'è un sacco di impostazioni, poi vedremo insieme, insomma, mano a mano che si va avanti. Io oggi vi volevo solo far vedere questa cosa qui. Vederla insieme, mi piaceva scartarla con voi e basta. Sicché praticamente ci vediamo in uno, mano a mano che poi l'assemblo, farò un video come al solito e si andrà avanti con i lavori. Però, ripeto, oggi vi volevo far vedere questo, tutto qui. Volevo condividere con voi, insomma, la cosa. Grazie a tutti di aver visto questo piccolissimo video e alla prossima.